Siamo in compagnia di Alessandro Ristori, cantante italiano, faentino doc, quindi romagnolo, ma la sua seconda città è Fano. Sono 18 anni che sono un fanese d'adozione, perché ho trovato l'amore a Fano. Da quel giorno non me ne sono più andato. Invece la musica è la sua passione principale, ma che genere musicale? Io sono un portatore italiano di Novecento nel mondo e quindi rappresento quell'Italia che dalla fine del dopoguerra fino alla fine del secolo scorso ha fatto sì che il nostro paese e la musica leggera fossero chiamati appunto quelli della Golden Era, quindi dal rock and roll in poi a quello che è stato il pop musicale, la disco music, sempre in una chiave fatta alla mia maniera. Mi sono creato un sound, mi sono creato un mondo che alla fine il personaggio giustifica il repertorio. Da Faenza poi ha solcato i palchi di tutta Italia. All'inizio degli anni 2000, quando mi hai conosciuto anche tu, che venivi con i tuoi amici, le tue amiche ai nostri primi concerti, eravamo una realtà locale che si era spostata in altre regioni. Dopo la cosa è cambiata, è cresciuta tutto il paese e soprattutto all'estero. Com'è nata questa svolta, diciamo? Ma è nata sicuramente nel 2015, quando lavorando per 100 giorni, per 3 anni, al bar American dell'Hotel de Paris di Monte Carlo, io ho conosciuto il mondo. Di lì ho conosciuto anche Flavio Briatore e ho iniziato a lavorare con molti clienti stranieri e con molto lusso, sia mondiale che italiano. Ma se la ricorda la sua prima esibizione? Era un periodo di prova, quindi un periodo nel quale a Monte Carlo c'è poca gente. E si voleva provare una nuova band perché io non ero mai stato al bar American, ma la cosa bella è che io conoscevo benissimo quel posto in quanto è stato frequentato nel passato da gente come Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin, quindi ho detto io se entro lì dentro voglio fare il cinema come facevano loro e abbiamo fatto molto cinema al bar American, di conseguenza è nato qualcosa, è nata una storia, è nato questo nostro film che sta andando ancora avanti oggi. Poi hai conosciuto anche Alberto di Monaco. Beh sì, Alberto il Principe frequenta i posti della sua Monte Carlo, non è una persona che si chiude nel palazzo ed è presente a molti eventi, sia mondani che di quotidianità. Di conseguenza abbiamo avuto occasione di vederlo più volte e ho avuto la fortuna di suonare per il suo compleanno nella residenza estiva, al matrimonio di Charlotte nel 2019, al ballo della Rosa, insomma tante cose che la famiglia del Principe ha organizzato in maniera sia ufficiale che meno. Invece il Principe William? Il Principe William è stata una cosa super casuale, io ero a Londra per questa charity sulla Croce Rossa londinese degli elicotteri e sapevo che ci sarebbe stato, ero tra i fortunati che avrebbero potuto incontrarlo. Bisogna considerare che se ci sono 200 persone lui stringe la mano a 10, a me mi avevano messo in queste 10 persone, gli incontri sono molto fugaci, qualche scambio di parola, lui è anche molto preparato perché magari sa già chi incontrerà, è un ragazzo fondamentalmente alla mia età e quindi c'è stato un saluto a due persone coetanee e come sempre io dico sono molto spontaneo, che abbia davanti il re d'Inghilterra o mia zia, l'ho ringraziato, gli ho spiegato che ero lì come cantante italiano, lui lo sapeva, ovviamente vanno via sempre quei pochi minuti prima della fine dello show perché è prassi nel loro protocollo, il giorno dopo ci è arrivato il messaggio dicendo che si era divertito tantissimo di fronte a questo cantante italiano. Un mese dopo ha telefonato il Sunday Mail, che è la versione domenicale del Daily Mail in inglese, dicendo che Principe William, oltre ad ascoltare i CDC, ora si sveglia anche con Alessandro Ristori. Quindi è stata una chicca che mi fa piacere, ecco. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, per la vita voglio bene solo a te. Invece la sua prima esibizione a Faenza? Avevo 16 anni, quindi nonostante sia passato molto tempo, se vogliamo dare un'ufficialità a un'esibizione, forse è quando feci il mio primo concorso Canoro che organizzavano in questi locali, in questi ristoranti e mi portai tutti i miei amici perché potessero votarmi e dire che ero il più bravo, ecco, anche se magari non lo ero affatto. Alessandro, invece il periodo della pandemia come l'ha vissuto? Il periodo della pandemia Alessandro l'ha vissuto un po' bene e un po' male. Un po' bene perché comunque ha riscoperto la casa come tutti, male perché non vedeva una fine. Forse il settore più colpito è stato proprio quello dello spettacolo, della musica, ma a prescindere dal fattore finanziario che mette in crisi chi non può lavorare, è la non prospettiva. Quando tu non avevi la prospettiva di poter lavorare, avevi di conseguenza la non prospettiva di essere felice nella tua vita, perché io faccio della mia professione la mia vita e viceversa. Per cosa occorre oggi per essere un bravo cantante di successo? Intanto bisogna essere veri, non bisogna fare le cose ma essere un qualcosa. Il quadro è un quadro e quindi è l'arte stessa.
un pittore non è che dice oggi faccio il pittore, no, se sei un pittore perché sai fare, e quindi tu non puoi dire faccio un progetto musicale, tu devi essere parte di quella cosa, tu devi viverla come la tua vita vivresti senza esserlo, cioè no, non puoi inventarti le cose. E poi ci vuole veramente molta dedizione, come in ogni lavoro. Questa parte qui deve essere ricordata a tutti quelli che fanno un lavoro, anche a chi fa il giardiniere, il fabbro, lo pizzaiolo, l'impiegato, l'operaio. La dedizione al lavoro è fondamentale, non si prescinde, e oggi delle volte uno se lo dimentica. Sembra un angelo caduto dal cielo, quando è vestita la sera al sassofono blu. E il suo mito è? Ma io attingo da tantissimi, cioè se non ci fossero stati Elvis Presley, Celentano, Dean Martin, Bill Haley, Little Richard, Tom Jones, se non ci fossero stati questi personaggi qua, io non avrei fatto una lira. E non bisogna vergognarsi di dirlo, perché se uno non dice chi sono i padri fondatori, dei quali poi io mi faccio un testimone, perché non ho, reinventando la mia maniera le cose, sarei anche un stupido e falso non dirlo. C'è una persona a cui dedica il successo che ha in questo periodo? Io dico sempre che è banale, però ci sono due persone che non sono più, che sono state fondamentali. La prima ovviamente è mia nonna, perché la quale io ho vissuto tantissimo, ma non lo dico con le lacrime agli occhi, lo dico con contentezza. E l'altra è Suor Chiara, perché io andavo a scuola elementari e da quando ho 5 anni sono sul palcoscenico grazie a questa donna. Lei era un'artista poliedrica, era una scultrice, una musicista, una pittrice, quindi ci faceva scoprire l'arte tutti i giorni, facendoci cantare a tre voci, scrivendo commedie, facendoci manipolare l'argilla o la tempera. Quindi grazie a questa persona io ho scoperto l'arte, della quale ho capito di non poterne fare a meno. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, e adesso brucia solo con furore. Nel futuro di Ale cosa c'è? Nel futuro di Ale c'è tanto viaggiare nei parchi di tutto il mondo, ci sono dei progetti discografici che voglio esaudire, perché vorrei fare dei dischi tematici come facevano i cantanti degli anni 60, tipo canta l'amore, canta il rock, canta il beat italiano, queste cose qua. Sicuramente mi piacerebbe fare un po' di televisione, visto che abbiamo iniziato dei rapporti nell'ultimo anno che si stanno concretizzando ancora di più. E poi un grande sogno, che se arriverà mai, anche se sono vecchio è uguale, però i sogni non sono belli finché non si avverano, il cinema. Io amo il cinema e di conseguenza mi piacerebbe essere parte di questo carrozzone meraviglioso che è la fantasia portata alla realtà. Infatti lei ha partecipato a dei programmi televisivi. Sì, io ho partecipato ai programmi televisivi, gli ultimi mi sono anche molto divertito, perché con Michelle Hunziker abbiamo fatto questo bel siparietto di 25 minuti su quello che è il mio ballare, questa storia del Dance Like Ristori. Lei è fortissima, oltre ad essere molto atletica e anche poliedrica artisticamente, quindi è nata anche una bella amicizia, dico la verità, molto. Alessandro, vogliamo fare un saluto a tutti i fanesi, a quanti ballavano sulle sue canzoni in questi anni? Io i fanesi li saluto ogni due settimane quando arrivo e vengo a trovare la mia famiglia, che quando non sono a Faenza si sposta sempre qua, perché c'è l'aria buona, ci sono gli amici di sempre, ci sono i parenti, e quindi il mio saluto a Fano è quotidiano. Ho dei bei ricordi e molte persone dell'epoca, beh, i più giovani. Quanti anni sono passati? Sono passati molti anni, perché era il 2005 la prima volta, però siamo ancora belli freschi e lo saremo per altri 25, 30 e altri 40 anni.